testa. Oggi ricorre il quarto anniversario della scomparsa di Raro Pastorelli, artista sordomuto, toscano di nascita ma alpino d'adozione. Si era fatto apprezzare nel difficile mondo dell'arte per i suoi capolavori nel campo della ceramica e del disegno. Al grande maestro Terra Nostra dedica l'approfondimento che andrà in onda tra poco nella terza parte del telegiornale. Intanto proprio tutto per quanto riguarda questa serata, una buona serata a tutti voi. Al prossimo appuntamento con l'informazione di Terra Nostra, tra poco l'approfondimento. Quando si entrava nella bottega del maestro Raro Pastorelli, si veniva trasportati in un mondo che attraversava le ere e i continenti, la storia e la mitologia, la natura e l'amore per il territorio irpino, tutto impresso nell'argilla che prendeva forma e sostanza dalle sue magiche mani. I see trees of green, red roses too. Nato nel 1924 in Toscana, ad Arcidosso, in provincia di Grosseto, e trasferitosi con la famiglia giovanissimo ad Avellino, dove giunse alla fine degli anni 30 con il padre, impiegato nei lavori di esecuzione dell'acquedotto dell'Alto Calore, il piccolo Raro continua gli studi presso l'Istituto d'Arte del capoluogo irpino, dove scopre la sua vocazione per l'arte del disegno e la ceramica, per poi perfezionarli all'Accademia delle Belle Arti napoletane. Dal suo laboratorio in via Derna sono nate opere di straordinaria bellezza, connotate da uno stile inconfondibile e una tecnica unica e innovativa nella lavorazione dei materiali, che adornano gli ingressi di numerosi palazzi e chiese del capoluogo irpino, oltre ai tanti presepi in ceramica, alcuni dei quali esposti presso il carcere borbonico di Avellino, e bassorilievi ceramici che si possono ammirare nell'atrio della sede dell'Ente Nazionale Sordomuti di Roma. Espose in numerose mostre, tra le quali si ricordano la mostra d'oltremare a Napoli e a Vicenza nel 1952, ad Avellino e Amalfi nel 1953, a Roma nel 1955-1972, alla Rotonda di Milano nel 1968. Il figlio di Raro, Libero, racconta che fin da piccolo aveva sempre individuato nella figura del padre un riferimento, un modello da seguire, sia per gli altissimi principi etici inculcatigli dal nonno, e sia per la incommensurabile prerogativa artistica di cui era stato dotato da madre natura. Il genitore, infatti, oltre ad insegnargli il vivere civile, non si limitò solo a plasmare i suoi capolavori, ma anche lo stesso figlio, seguendolo, aiutandolo, rivelandogli i suoi segreti più reconditi della sua arte affinché potesse diventare come lui. Libero, affascinato, rapito dalla figura paterna, ricorda con commozione quando nel lontano 1969, all'età di 12 anni, al suo sguardo curioso di bambino, non sfuggì un quadretto, un piccolissimo bassorilievo raffigurante quattro pesciolini, di cui non vi è più traccia. Poi, negli anni a venire, tra il 1970 e il 1984, realizzò insieme a lui alcune delle sue opere più rappresentative, accanto ad altre personali, supportandolo nell'allestimento di mostre in città come Avellino, Amalfi, Salerno. Il momento, però, che resterà indelebile nel suo cuore per tutta la vita, fu una mattina presto di un giorno, quando salì di corsa dal laboratorio a casa, lo svegliò e gli disse trafelato: «Libero, tu sei un artista come tuo padre». Ma con rammarico, purtroppo, si lamentava di non aver potuto seguire la strada del padre, perché la vita è spietata in tutto e soprattutto con gli artisti, e quindi si era visto costretto a ripiegare verso attività certamente non allo stesso livello come gratificazioni, ma sicuramente più remunerative. Raro Pastorelli è morto il 17 luglio 2003. La sua storia è riportata nel prestigioso dizionario Il colore del silenzio, dedicato agli artisti sordi internazionali. Pertanto ci auguriamo che gli amministratori avellinesi dedichino al grande maestro una strada affinché il suo ricordo non si attenui. Di certo non scompariranno le sue opere e il tempo farà giustizia, perché se è vero che gli artisti vengono sempre rivalutati dopo la loro morte, è anche vero che una forma di equità debba venire adottata non solo per rivalutare, affermare, ricordare, ma anche per smuovere l'insensibilità di chi non vede dietro ogni uomo ed ogni sua cosa il significato intrinseco.